dovrei aver aggiustato la mia macchina fotografica, quindi dovrebbe essere tutto a posto, solo che non mi ricordo dove guardare, se devo guardare qua o se devo guardare lo schermo. Forse devo guardare lo schermo, perché adesso mi vedo dritta. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi è domenica e abbiamo iniziato la giornata. Oddio, si vede il mio casino della stanza, così non si vede, ecco così. Abbiamo iniziato la giornata molto tranquillamente, abbiamo giocato, siamo state qui, ho lavorato un po' e adesso è pomeriggio e praticamente andiamo a una festa di un'amichetta di Viola che fa questa festa in un posto che si chiama Go Ape, ad Alexandra Palace, che è a nord, molto a nord, infatti ci metteremo tipo un'ora ad arrivarci, ed è uno di quei parchi dove i bambini possono arrampicarsi sugli alberi, fare le zip line, eccetera, eccetera. Quindi farò un piccolo vlog non solo di quello, ma secondo me un po' della giornata, anche se un po' è passata, ma vi faccio vedere quello che ho fatto. E quindi venite con noi. Questo per farvi vedere com'è ordinata di solito casa nostra. No, di solito è veramente più ordinata, ma oggi in particolare. Tu dimmi che hai fatto qua. Allora, intanto questa è una scatola che mi ha mandato Netflix per Better Call Saul. Adesso è diventata il bunker delle principesse. Illustraci. Ragazze, ci siamo dimenticati di buttare la spazzatura? Anche noi, devo dire. Cioè, mi ha due buste. No, quella è viola. Ti mettiti a dormire, ok? Bellissimo. Noi le abbiamo fatte con la Silk Clay, queste, vi ricordate? Non so se vi... Oh, macchina fotografica, t'ho appena aggiustato, non mi fa scherzi, eh? Molto fiera che ieri in un impeto di intelligenza ho comprato Pony e ce lo siamo viste. Come al solito tutte le cose di Miyazaki sono stupende. Che stai facendo, amore? È su ieri. Ah! Non ho capito quello che hai detto, Dio. It's doing wing. Ah, it's winging. Ah, ok, sta facendo la pipì. Ok. Vorrei farvi vedere questo bellissimo cartello che adesso campeggia sopra il nostro water. È praticamente un'opera d'arte di Viola. Io le ho chiesto, Viola, ma hai fatto un cartello motivazionale? E lei mi ha detto, mamma, ma no, questo vuol dire, did you do it? Vuol dire, l'hai fatto? Io ho detto sì, ma ha fatto cosa? Mi aspettavo una risposta un po' più filosofica. No, ho fatto, intendo se l'hai fatto tu, se hai fatto qualcosa, tipo una puzzetta, cioè sei stato tu. Quindi l'ho messo sopra al water, mi sembrava un posto molto adatto. Nel frattempo vi racconto cosa ho fatto io. Praticamente ieri ho fatto questo photoshooting in un posto bellissimo che si chiama The Artist Residence e oggi stavo editando le foto, che sono le foto di me che mi preparo per qualcosa. Chi è in ritardo per la festa? Noi! Niente, alla fine eravamo talmente in ritardo che abbiamo preso un Uber. Oddio, che bello questo ciondolo topo. Devo dire che ci sono delle belle case in questa zona che non conosco. Allora, essere arrivati siamo arrivati, adesso dobbiamo trovare il posto. C'è un gelataio nella macchinina, è bellissimo. Un video, ma non ho potuto, alla fine sono andata anch'io, perché, e niente, sì, pagando 20 pound potevo andare anch'io e quindi... questa cosa, i capelli, e quindi l'ho fatta anch'io, era fichissimo, bellissimo. Infatti rimpianto di non aver portato la GoPro adesso. E questa è una cosa molto molto inglese. Cosa succede? Piove in questo momento, è tornato il sole. Questo è proprio Londra. Siamo tornati. Nell'ordine abbiamo avuto ovviamente il percorso lì sugli alberi, che ho fatto anch'io alla fine perché era troppo bello. E è stato bellissimo soprattutto perché alla fine c'era la zip line, che è quella che tu ti attacchi e ti lanci, e era veramente carina. Poi c'è stata la torta e le cose da mangiare che loro avevano previsto di fare sul prato, se non che è iniziato il diluvio universale. Ora, cosa fanno gli inglesi quando inizia il diluvio universale o anche una leggera pioggerella o qualunque tipo di intemperia? Non fanno una piega. Cioè loro hanno deciso che stanno al parco a fare la festa, stanno al parco a fare la festa, quindi i bambini, cappuccio se ce l'hanno, ombrelli, ce ne avevano portati due grandi, per fortuna sono stati previdenti,
tutti sotto un albero, in barba a qualsiasi norma che dica dei fulmini, cioè proprio. E niente, quindi loro hanno mangiato, poi hanno fatto la pignatta, che è molto popolare qui nelle feste dei bambini, quindi hanno questa pignatta tutta decorata a forma di qualcosa e la sbattono, la ammazzano finché non cadono tutti i dolci, i regalini, le cose. E adesso siamo tornate a casa. Io onestamente sono stanca, ma non è che ho fatto qualcosa, è che stamattina mi sono alzata presto per fatti miei. E poi non lo so, ho preso questa pioggia, ma tanta ne ho presa, e quindi sono tutta intirizzita. Volevo dirvi che ho anche lanciato questo nuovo progetto su Instagram, che si chiama The Outfit Project, e non c'entra niente con il mondo fashion blogging, o meglio, c'entra lateralmente, nel senso che io quello che intendo per Outfit Project è più un discorso legato al prendersi cura di sé. Perché, come sapete, se leggete il mio blog, ma non lo sapete se seguite questo canale, forse, io comunque soffro da un po' di tempo, da tanti anni, di depressione, ansia e altri disturbi dell'umore, detti anche malattie mentali, chiamiamoli esattamente per quello che sono, e che sono malattie, appunto, così come si ammalano altri organi, si ammala anche la testa, purtroppo. E questa, soprattutto, questa condizione, soprattutto la situazione depressiva, è una situazione che a volte ti impedisce di prenderti cura di te come vorresti al 100%, perché è tra le cose che non riesci a fare. E invece, secondo me, anche vestirsi bene e curarsi e truccarsi, profumarsi, insomma, qua nei giorni in cui veramente non avresti voglia di alzarti dal letto, è veramente un modo per vedersi meglio e sentirsi anche meglio. Quindi il mio The Outfit Project ha un po' questo scopo, in realtà l'ho fatto per me, però è aperto a tutti, anzi è un invito a condividere ogni giorno in cui riuscite a vestirvi bene, a prendervi cura di voi stessi, perché vuol dire che in qualche modo avete fatto qualcosa per voi, che siete sulla buona strada e che comunque c'è da essere felici di questa piccola, vittoria. Però ragazzi, io so che sto iper semplificando, magari andrò addentro alla questione in uno dei prossimi video, ne ho parlato comunque abbondantemente sul mio blog, quindi insomma so di cosa sto parlando, e veramente se vi sembra che ve ne parlo troppo alla leggera è perché sento di poterlo fare avendolo attraversato tanto. Chiaramente non è questa la sede, non è questo il video per approfondire, magari poi ne facciamo un altro in cui ci parliamo un attimo, seduti. No, che paura questo discorso, cioè già detto così mi pare, sai quando i genitori ti dicono ti devo parlare. E un'altra cosa che vi volevo dire è che io prestissimo sarò in Italia per i miei workshop, che ho finalmente completato, ma per i quali ho anche dei partner di eccezione, perché oltre al workshop io vorrei offrirvi qualcosa in più, e quindi saranno dei piccoli veri eventi e avrete anche una bellissima goodie bag alla fine. Comunque gli appuntamenti sono per il momento il 19 maggio a Milano, però è sold out, quindi potete mettervi in lista d'attesa sul sito del Mama Cake Blog, che ve lo metto qua sotto. A Roma dovrebbe essere intorno alla settimana del 5 giugno, potrebbe essere alla fine della settimana, quindi tenetevi liberi. E a Londra sarà la seconda metà di giugno, anche qui per la data rimanete connessi tra qui la pagina Facebook e il blog e la newsletter, iscrivetevi alla newsletter, vi lascio tutto qua sotto comunque. Mi raccomando, iscrivetevi a questo canale, attivate le notifiche e seguitemi anche sul mio blog macchedavvero.it, sui social dove mi trovate ovunque come Macchedavvero. Io intanto vi saluto e grazie di avermi seguito, alla prossima!